Porco cane, porco cano, porco cano, porco cano, ma vai forte del pepe, davvero? Porco cano! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo vlog! Elaborazione dell'HM in collaborazione con Panini! Ah! Porco cano! Benvenuti in questo nuovo episodio dell'elaborazione dell'HM in collaborazione con Polini. Oggi ragazzi andremo avantissimo con il progetto. Lo diciamo tutte le volte, ma questa volta per davvero. E dato che era da quanto tempo che non vedevamo la mia moto, abbiamo qui il mio HM. E dato che dobbiamo andare a chiudere solamente l'ultimissima parte del blocco e poi cominciare a metterci su roba, sinceramente non vedo l'ora di cominciare questo video. Quindi dirigiamoci al piano di sotto, chiudiamo il blocco e concludiamo tutto. C'è l'eco! C'è anche l'edo! Dopo tutto questo tempo il nostro blocco è rimasto qui invariato. Scusate se vi faccio aspettare così tanto tra un episodio e l'altro, raga, ma cercate di capirmi, bisogna organizzare cose molto complicate. Quello che non hai voglia. No, non è vero. In questo video, tra le tantissime cose che andremo a fare, abbiamo qui le nuovissime grafiche dell'HM. Tantissime persone mi hanno chiesto se le saremmo andati fossero. Ma zio, ma non sono un po' poco colorate? La mia mamma mi ha detto che la moda del periodo è questo marrone qua. Boh, più che altro zio, questa striscia suona un po' perché è più chiara. Sì, ma fra, cioè, te non capisci lo stile, ce ne sono anche due qua di striscia. Ah. Allora, praticamente adesso dobbiamo andare a fare a montare il copricarter lato frizione e dobbiamo andare a fare il precarico della pedivella di accensione. Ogni volta che voi spedivellate sapete che la pedivella torna su. Ecco, qua dentro c'è una molla con degli ingranaggi, dobbiamo andare a fare quello perché non è che si fa da solo. Cosa fai vedere che stai facendo, zio? Io? No, stavo vedendo se era quello o il buco. So che si mette così, giusto? Allora controlliamo, ora mettiamo le viti. Occhio a non strappare la guarnizione, per cui piano piano. C'è puzzato di zio. È scareggiato, eh? No, zio. Sono cagato addosso, c'è puzzato di zio. Ma sai quando ti trattieni, zio, che senti tipo... Oltre ad aver fatto questo, abbiamo anche messo il pistolino qua che serve per mettere poi il filo della frizione e abbiamo messo anche la bielletta della frizione con il relativo ferma bielletta. Quindi adesso andiamo a mettere l'olio motore. Fermo, va che esce. Ma perché il tappo qua non l'hai messo? Noi abbiamo messo questo tappo perché è il tappo per il miscelatore, perché abbiamo tolto un radiatore e quindi non abbiamo più il miscelatore, andiamo a mettere un nuovo radiatore. Cos'è che idea? Non ho capito. C'entra niente il miscelatore, il radiatore. Ragionamento che hai fatto è una roba contortissima. Oddio, ma corroso tutto. Ciao. Ed eccoci quindi finalmente qui sul nostro set creato appositamente per questi magnifici video. E a proposito, se non avete ancora messo like, correte subitissimamente a farlo e andate a vedere gli ultimi episodi se ancora non l'avete fatto. Niente, lui si diverte così, si diverte con poco lui. Quindi, dato che come vi ho anticipato, oggi andremo anche a montare le nuovissime grafiche che abbiamo qui dietro la macchina fotografica, Ivan andrà a rimuovere le grafiche che abbiamo montato in questo momento e cominciamo. Abbiamo tolto le grafiche e adesso vi farò vedere le nuove grafiche, anche se vi farò solamente uno spoilerino perché almeno vi mantengo un po' di hype. Grafiche fatte, personalizzate ovviamente dal nostro solito Next Graphics Design. Vi lascio i contatti qui sotto per scriverli per qualsiasi moto, qualsiasi grafica, qualsiasi design, qualsiasi cosa voi vogliate, gli scrivete, ci lavorate. Veramente adesso lo vedete, uscirà in una mina. Cioè, non so se notate, raga, 95 cromato, a che mina? Ma spiegaci come mai 95? Vuoi saperlo per davvero? Sì. Cars. Saetta McQueen. No, non ci credo. Giuro. Non ci credo. Cioè, ti rendi conto? Sono passati un po' di minuti, abbiamo tolto praticamente tutto quello che ha a che fare con elettrico della moto, visto che con l'accensione ovviamente se ne andrà tutto a c***o. E adesso finalmente dobbiamo solo un po' pulire, sistemare un paio di cosucce, possiamo procedere con il montaggio del blocco e quindi speriamo di andare ad ultimare la cosa. Clip saranno passate un paio d'ore probabilmente, perché raga, cioè
abbiamo dato fuori di matto, veramente una roba imbarazzante. Per qualche strano motivo c'era una vite che non è che era spanata dentro, era spanata, ossidata, aveva tutti i problemi che una vite può avere dentro il disco del freno della ruota anteriore, giusto? Esatto. Siamo stati col trapano, con... No, raga, veramente, cioè, non era risolvibile quella cosa, giuro. E visto che abbiamo perso un sacco di tempo, molto probabilmente le grafiche che vi ho spoilerato prima non le andremo a montare in questo episodio. Però noi abbiamo appena finito di mangiare e adesso, finalmente, ve lo dico da tutto il video, andiamo a montare il blocco. Finalmente oggi faremo un sacco di cose. Abbiamo tolto l'impianto elettrico e abbiamo messo due ruote. Pazzesco, ragazzi! Pazzesco! Rimanete connessi per essere aggiornati sempre sulle novità di questo canale. Allora, va bene. No, non è dentro. Lo so che non è dentro. Hey guys, we have a gift for you. Firma con me. Il contatto fisico non mi piace. Dacci dentro. Te l'ho preso davvero? No, scusami, fra. Non devi tenerla lì a mano. Mi dicevi picchia dentro, mi hai fomentato. Picchia dentro non significa picchia dentro. Qui con il montaggio abbiamo quasi completato, quindi direi che possiamo riproseguire mentre loro sono dietro che dicono le loro cose strane con le cinematiche. Abbiamo appena finito, hanno appena finito di montare la ghigliottina per l'acceleratore. E praticamente come funziona? Questo qui è il cavo dell'acceleratore, che ovviamente sarà attaccato alla manopola. Quando noi andiamo a girare, il cavo viene tirato in questo modo. Fai sentire. E quando si apre praticamente una valvola, un canale. Praticamente entra la miscela di miscela, sarebbe benzina e olio e aria. Poi entra nel pacco lamellare, detta anche valvola lamellare, ragazzi. E dopodiché entra in camera di manovella, viene risucchiata, esplode, va giù. E poi pistone fa tipo... Cioè, adesso mettiamo la guaina, la tagliamo della misura giusta. Dopodiché andiamo a mettere, che cosa andiamo a mettere? Le manopole, il gas rapido. Bravo, vuoi farlo vedere? Certo bro, ti faccio vedere subito. Arrivi 10 minuti così? Esatto. Attenzione, gas rapido. Guardate qua l'ordine, ragazzi, mi raccomando, non lavorate mai così. Ma infatti mi scuso sinceramente per tutto il casino che state guardando. Però dovete capire che quando si registra un video è un casino atroce riuscire a fare tutto bene, video bene, lavoro bene, ed essere ordinati se si ha poco tempo. Quindi ora andiamo a montare il gas rapido. We are family. I just want to want to room. Adesso, visto che Edo è andato in bagno, Edo, cosa andiamo a fare adesso? Abbiamo montato il gas rapido? Sì. Andiamo a mettere le manopole. Bravo. Allora, gas rapido. Adesso dobbiamo andare a spostare la frizione, perché come vedete è tipo lontanissimo. Perché prima qua c'era il comando di cosa? Delle frecce. Come si chiama quel pezzo lì? Inizia con la D e finisce con Evio Luci. Devio Luci. Bravo, mica pazzesco. Comando Devio Luci. Devio Luci. Si chiama Devio Luci quello. Lucio Polini. Devio Lucio Polinio. Oh mamma mia. Mentre Edo sta smontando, vi spiego cosa sta smontando. Come potete vedere, lui ha fatto la bellissima tamarrata, che almeno ognuno di voi avrà fatto su qualsiasi mezzo, sulla bici, sulla moto, sul cinquantino, su qualsiasi cosa. Verniciato con la bomboletta il pezzo qua dietro e aveva verniciato anche questi due, per cui ovviamente adesso andando a montare il secondo radiatore, che è nero, di qua ce ne vorrà un altro nero, che ora come vedete è nero, però in realtà è per il semplice fatto che non è montato. Per cui adesso smontiamo tutte le cose rosse e poi vanno a sverniciarle. Bene, quindi abbiamo montato così le plastiche al fly molto velocemente, perché adesso sistemiamo un po' di cose e andiamo a fare la fotografia per la miniatura di questo video e poi raga finiamo, perché siamo tutti e tre. Cioè, basta. Miniatura fatta. Sto cominciando a riconoscere il mio HM. Sinceramente non vedo l'ora di provarlo. Intanto qui Ivan e Lucio stanno ballando, perché sono tutte e due felicissimi del fatto che finalmente quest'oggi abbiamo finito. Quindi ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invitiamo a lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto, e mi raccomando attivate la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo video e adios. Yeah.